insieme nello staff della squadra nazionale femminile turca allenata da Giovanni Guidetti e insieme negli anni hanno conquistato due argenti e due bronzi agli europei, un secondo e un terzo posto alla VNL e condiviso anche un sesto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Alessandro Braceschi e Giorgi Bivolarti si ritrovano nuovamente insieme nella mega box ondulati del Savio Vallefoglia, il preparatore atletico italiano più vincente a livello internazionale, dopo essere stato attaccante con la maglia numero 9 della società della Rovere Fano in Serie 2. E il fisioterapista bulgaro più ricercato dalle stelle del volley femminile, con un passato nelle nazionali di rugby di Bulgaria, Austria e Cipro, e 5 stagioni al Vakıf Bank Istanbul, con due Champions League, tre World Club, tre Turkish Cup e quattro Turkish League. Abbiamo due persone di grandissimo spessore, non soltanto umano, sicuramente di qualità tecniche. Siamo sicuri di crescere e di portare questa spinta fresca e di carattere appunto internazionale per far crescere tutto lo staff tecnico e le ragazze. Già da 2 settimane si stanno allenando con queste due bravissime figure professionali. Sia Gioro che Alessandro sono di caratura impressionante. E le ragazze hanno subito percepito la qualità all'interno degli allenamenti, quindi continuiamo a crescere e siamo contentissimi di poter puntare in alto. Persone che ci aiuteranno nel nostro percorso pallavolistico, altri professionisti che comunque hanno avuto le loro esperienze in Turchia, e tutti e due al Vakıf Bank, la squadra numero uno al mondo. E poi anche allo stesso modo anche nella nazionale turca. E credo che sia la prima volta nella storia di una città importante, che è la terza città della provincia dopo Pesaro e Fano, che ha una squadra in Serie A. È vero che giocò la Scavolini nello stesso Pala Dionigi già allora, seppur con una deroga. Quindi per noi è importante l'entusiasmo che c'è, che crescerà sempre. Quando si riuscirà a breve, speriamo, a giocare sempre nel Pala Dionigi a Montecchio. Fanese Doc, tanti anni fuori ai massimi livelli, che effetto fa essere di nuovo qui? Di nuovo, per me è un inizio praticamente, perché in Italia ho lavorato poco, insomma, ho fatto un anno 16 anni fa a Sant'Eremo e poi son volato via e quindi per me è un inizio praticamente. Le emozioni di essere a casa. Ho la mia famiglia qui, i miei amici qui, quindi li ritrovo dopo tanti anni. È un aiuto anche per me che ho costruito anch'io la mia famiglia e quindi è un aiuto anche che ho 2 bimbi piccoli, quindi è un plus. E ringrazio la società che ha organizzato questa giornata qui. Nel mio comune, comunque per me è un motivo, no, di orgoglio e una soddisfazione in più. I protagonisti di questa conferenza stampa sono dei fanesi del mondo dello sport, importanti, professionisti che in qualche modo tornano da esperienze internazionali, tornano a Fano nel territorio, lo sport è del territorio, porta a collaborare, quindi ho ospitato con molto piacere questa conferenza stampa, ma anche il piacere di collaborare e lavorare anche con realtà come in questo caso di Vallefoglia, col collega anche sindaco di Vallefoglia e quindi insomma questo bel momento. Un bel ritorno, una valorizzazione di grandi professionisti e viva lo sport!